La storia della Santa Maria risale alla fine degli anni 70, quando mio nonno ha rilevato un'azienda agricola che si trovava tra Mede e Lomello, l'azienda agricola Santa Maria dei Cieli, e da lì ha realizzato un suo sogno, il sogno di un ragazzo che durante la Seconda Guerra Mondiale è stato sfollato in questi territori. E di fatto si è innamorato delle terre dove ha trascorso il periodo della guerra. Azienda che nei primi anni 2000 ha visto innanzitutto il passaggio tra mio nonno e mio papà, che ha continuato il suo percorso, e poi con l'ingresso del nostro responsabile tecnico dell'azienda, Giovanni Nipoti. Che insieme a mia mamma, a mio fratello Alberto e a me hanno sposato una filosofia di sviluppo di questa azienda che sostanzialmente si basa su tre concetti principali. Noi cerchiamo qualità, valorizzazione del territorio della filiera risicola e ricerca di nicchie di mercato ad alto valore. Provengo da una famiglia di agricoltori da due generazioni e per me è stato veramente un onore iniziare nel 2001 a collaborare con la famiglia Cisco Meschini. Durante il mio percorso di questa esperienza ho avuto modo di lavorare sia con nonno Mario che con il dottor Cisco, padre di Alberto e di Alessandro, e fino ad arrivare ad oggi, dove con Alberto, Alessandro insomma, e la loro mamma Angela abbiamo deciso di iniziare un rapporto più specifico nell'ambito dell'attività agricola. Abbiamo voluto introdurci in alcuni mercati di nicchia, specializzandosi appunto in alcune varietà di riso particolari. E questo ci ha fatto sì che potessimo sempre di più acquisire conoscenze e anche nuove tecniche di coltivazione. Oltre a fare con successo riso da interno, ogni anno produciamo anche varietà differenti, tipo indica, riso aromatico, anche riso nero. Non ultimo, abbiamo una collaborazione ormai più che quinquennale con la Società Italiana Sementi, per la quale produciamo riso da sushi certificato dalla Japanese Food Corporation. Santa Maria è composta da due cascine, una che si trova nel territorio di Mede di Lomello, nel centro della Lomellina, e un'altra che si trova a Cascina Grava, che si trova nel territorio di San Nazaro dei Burgondi. Complessivamente stiamo parlando di circa 230 ettari coltivati, di cui una buona parte a riso, ma coltiviamo anche grano turco, soia, pisello proteico e in generale altre colture da rotazione. Nel 2014 l'Ente Nazionale Risi ha messo a disposizione alcune varietà storiche che non venivano più coltivate, ma il cui seme era conservato nella loro banca semi nazionale, a chi fosse interessato a provare nuovamente a coltivarlo. E noi, quando abbiamo avuto questa possibilità, abbiamo subito scelto di investire del nostro tempo, della nostra ricerca, per quanto piccola potesse essere, nel far rinascere una varietà storica che proveniva dalle nostre terre e si chiamava come le nostre terre, perché la varietà storica che abbiamo scelto si chiama Lomello. Nel dopoguerra si ha sempre più l'esigenza di avere dei risi da risotto. In quel periodo si producevano solamente risi da minestre. C'era anche l'esigenza di avere un riso con un ciclo vegetativo più corto, perché quelle varietà esistenti erano molto più lunghe e difficili da maturare. Quindi si fa un lungo lavoro di selezione per trovare una varietà idonea di quel tempo che si potesse raccogliere prima e in maniera anche più sana. Vengono incrociate due varietà, una appunto tipica da risotto e una varietà a ciclo corto. Quindi si arriva dopo un lungo lavoro di quasi 8 anni ad avere questa varietà. Una varietà che è anche moderna. Perché è pur vero che in quei periodi c'è l'esigenza di raccogliere prima, ma attualmente c'è l'esigenza anche di seminarla più tardi rispetto a quello che è la normalità, in modo che si possa fare una lotta alle infestanti precedentemente alla semina, in modo da poterle contenere in maniera migliore. Tutto ciò ovviamente per noi è stato innanzitutto una sfida, perché
provare ad applicare oggi delle tecniche di coltivazione attuali a qualcosa che non veniva più coltivato dal 1960. Questo nome associato a questa varietà probabilmente voleva dire qualcosa di più, poteva voler dire per esempio che stava rinascendo la filiera risicola italiana di cui noi facciamo orgogliosamente parte. E quindi niente, ci siamo lanciati in questa opportunità, studiando questa varietà, discutendo con gli enti locali e con gli enti scientifici di ricerca intorno al mondo del riso, fino ad arrivare in questo momento in cui questa varietà, il riso Lomello, ci è stato assegnato e noi diventiamo responsabili della sua conservazione. Una varietà molto particolare che ha questi caratteri anche attuali, caratteri che comunque sono ben definiti in un testo con dei caratteri di altezza, di dimensioni del granello, di lunghezza della pannocchia, di lunghezza della spiga, di colore della foglia, che ogni anno noi in campagna andiamo a controllare pianta per pianta. Questo perché ogni anno seminiamo le famose file pannocchie, che sono le pannocchie dell'anno prima che abbiamo selezionato e controllato che rispondono esattamente ai caratteri originali, e le riseminiamo ogni anno. Su quelle file pannocchie riselezioniamo e controlliamo e conserviamo per l'anno dopo le piante più identiche possibili a quelle originali. Questo è il lavoro di selezione e di mantenimento in purezza che con molta cura e molta pazienza noi facciamo in azienda. Mi è sempre stato insegnato a casa mia che la prima regola per un buon agricoltore è il rispetto del terreno, e questa regola parte sia da come viene lavorato, a come viene seminato, a come viene fertilizzato. Abbiamo voluto rivedere le vecchie pratiche agricole e rivederle in chiave moderna, con le nuove tecnologie, tant'è vero che grazie all'input di Alberto Alessandro abbiamo investito in elettronica e in macchinari sempre più all'avanguardia, tant'è vero che è da alcuni anni che seminiamo i nostri risi, la maggior parte dei nostri risi, con una tecnica che si basa sul sistema di rilevamento satellitare. Questo perché poi ci permette di coltivarlo in maniera sempre più precisa, in maniera sempre più idonea nel rispetto sia della coltivazione ma anche dell'ambiente. Un esempio è una semina a file interrate e non abitualmente in acqua, anche se dedichiamo una parte dell'azienda in semina in sommersione con l'allagamento classico che è tipico della zona risicola italiana. Seminiamo in file interrate a una distanza molto larga, circa 30 cm, quando abitualmente si semina dai 10 ai 12 cm. Con questa tecnica di coltivazione riusciamo ad avere un controllo più efficace degli infestanti senza ricorrere appunto dei prodotti fitosanitari, e questo fa sì che il nostro riso Lomello venga coltivato nel più pieno rispetto innanzitutto della sua attività vegetativa. Basti pensare che se un essere umano dovesse essere sempre sotto a farmaci, sicuramente non vivrebbe bene. Immaginiamoci una coltura vegetale, ecco. Quindi meno prodotti o anche al limite della necessità, più rispetto e più controllo meccanico e anche con l'opera dell'uomo. L'opera dell'uomo perché abbiamo una squadra di monda, di operai che fanno la monda a mano. Questo grazie al fatto che 9 anni fa abbiamo cominciato a produrre riso da seme, moltiplicato riso da seme, e questo comporta la pulizia e la selezione del riso che alcune grosse ditte sementiere italiane ci chiedono di moltiplicare. Mi ricordo quando ero un ragazzino che veniva e trascorreva i fine settimana insieme a mio nonno in azienda agricola. Vedevo in lui questa passione, questa gioia per questo tipo di realtà e credo che in qualche modo sia diventata parte di me. E quindi io continuo nel mio piccolo a cercare di perseguire quella sua volontà di fare qualcosa di bello non solo per se stesso, ma anche per il territorio in cui si trovava. E ho la fortuna di poterlo fare con collaboratori come Giovanni e persone come la mia famiglia, mia mamma Angela, mio fratello Alberto, che insieme a me
condividono questo obiettivo.